Vuoi fare l'ingegnere petrolifero? Seguimi bene con attenzione in questo video perché ti spiegherò come fare. Se hai un'ottima predisposizione tecnico-scientifica, ami la matematica, ami l'ambiente, sei abituato a studiare anche per molte ore, sei abituato a tollerare lo stress, hai capacità di problem solving, sei una persona ambiziosa e il tuo sogno è fare un lavoro richiestissimo e ben remunerato. Bene, allora, se hai tutte o alcune di queste caratteristiche, allora potresti proprio fare l'ingegnere petrolifero. Ciao, io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master. La mia missione personale è quella di portare i ragazzi al raggiungimento del proprio potenziale professionale, perché sono fermamente convinto che la realizzazione di un individuo passi attraverso il suo contributo nel mondo del lavoro. In questo video ti spiego quindi come fare per diventare un ingegnere petrolifero. L'ingegnere petrolifero si occupa dello studio e della valutazione dei giacimenti di gas e di petrolio, al fine ultimo di analizzare la sua redditività. Chiaramente capiremo che è impossibile descrivere le attività svolte da questo professionista in così poche parole in un piccolo video, in quanto si occupa anche, per esempio, di sviluppare e progettare sistemi per l'estrazione di queste materie, chiaramente rispettando quelli che sono gli standard di sicurezza e ambientale. Però possiamo dire che in generale conduce ricerche e studi nell'ambito di sistemi di produzione del petrolio e per ottimizzare la produzione e la raffinazione del gas. Sovraintende e dirige le suddette attività di ricerca e di sviluppo, progettando e elaborando sistemi di stoccaggio e di trasporto di queste materie estratte, come per esempio gli oleodotti e i gasdotti. Tra i compiti che un ingegnere petrolifero può svolgere, possiamo dire che ci sono la progettazione delle apparecchiature che verranno utilizzate per estrarre il gas o il petrolio, lo sviluppo dei piani per estrarre fonti di energia naturali, l'erogazione di consulenze per risolvere i problemi di processo durante la perforazione e lo sviluppo di piani e metodi che migliorino l'impatto ambientale del settore dell'estrazione, chiaramente del petrolio e del gas. E soprattutto garantire che queste apparecchiature siano create, installate e utilizzate correttamente, ma soprattutto mantenute in condizioni di lavoro adeguate per permettere di svolgere il proprio lavoro in sicurezza agli addetti di settore. Nello specifico, a seconda dell'attività che, come abbiamo visto, è molto complessa e diversificata, possiamo dire che esistono tre profili di ingegnere petrolifero. L'ingegnere di giacimento, che si occupa principalmente dello studio del giacimento, andando a individuare quelle che sono le caratteristiche principali e stabilendo quanto la fornitura di gas e petrolio potrebbe offrire. Di conseguenza possiamo dire che è la figura che determina le migliori strategie produttive. Poi c'è l'ingegnere di perforazione, che è responsabile del programma di perforazione e completamento dei pozzi petroliferi. Il suo ruolo è quello di creare un sistema che estrae le risorse naturali nel modo più efficiente e nel modo più sicuro possibile, sia per i professionisti che lavorano in loco, chiaramente, sia per l'ambiente circostante. Poi c'è l'ingegnere di produzione, che si occupa della gestione e della produzione dei pozzi petroliferi e chiaramente degli impianti di superficie. È quello che esamina praticamente lo stato del pozzo dopo che l'azienda ha estratto il petrolio, proprio per evitare possibili fuoriuscite. Quindi, visto il compito, cerchiamo di capire come si possa diventare un ingegnere petrolifero. Quindi, quali sono gli studi da fare? Chiaramente, dopo il diploma, potendo scegliere, io consiglio sempre un liceo, soltanto perché fornisce un metodo di studio, ma vanno benissimo anche chiaramente gli istituti tecnici, ad esempio l'indirizzo chimico. Poi è necessario conseguire la laurea in ingegneria,
ed in seguito una specializzazione magistrale. Il percorso più scelto è la triennale in ingegneria chimica o ingegneria ambientale e poi a seguire la magistrale in ingegneria petrolifera. La specializzazione in ingegneria petrolifera, tuttavia, e questo da tener conto per chi consegue una magistrale per esempio in chimica o in ambientale, può essere anche ottenuta seguendo dei master post laurea. Quindi possiamo dire che ci sono queste due strade fondamentalmente. Una volta conseguita la laurea, per poter svolgere la professione da libero professionista è necessario iscriversi all'albo degli ingegneri, chiaramente dopo aver sostenuto e superato l'esame di stato abilitante. Ricordiamo che l'ordine degli ingegneri è stato istituito e regolamentato con la legge 1395 del 24 giugno 1923. Ricordiamoci sempre che è obbligatorio poi comunque fare formazione continua e questo aggiornamento, sebbene faticosissimo, però consente chiaramente di acquisire quelle competenze che servono per mantenere la propria carriera di livello. Un'altra cosa che tengo molto a sottolineare è che l'industria petrolifera è regolamentata da leggi e normative molto rigide, soprattutto qui in Italia. Quindi è essenziale rispettare tutti i requisiti legali e conoscere queste normative tecniche per svolgere correttamente il lavoro in questo settore. Quindi gran parte del lavoro dell'ingegnere petrolifero molto spesso è l'aggiornamento dei requisiti legali e delle normative tecniche. Detto questo, vediamo anche quali sono i migliori atenei per diventare ingegnere petrolifero. Secondo le classifiche del 2023, il primo in assoluto è il Politecnico di Milano, cioè in Italia, eh? E il secondo chiaramente è il Politecnico di Torino, dico chiaramente perché essendo torinese sono un pochettino di parte. Seguono poi Bologna e la Sapienza di Roma. Mi sono fatto anche dire quali siano gli esami più complessi e la media è stata che matematica 1 e termodinamica applicata siano quelli più rognosi, ma chiaramente questo dipende un pochettino dalla facoltà e dal professore. Sappiamo che ogni facoltà ha degli esami secondari, magari da 6 CFU, che sono un po' degli esami scoglio. Per dire, io che ho fatto scienze della comunicazione, per me era diritto dell'informazione. Chiaramente non c'entrava niente col mio percorso, o meglio, era un esame da 6 CFU, però ha fatto penare tutti quanti. Quindi dipende chiaramente dalla facoltà che frequenterai, però sicuramente ne troverai una anche tu. Una volta che abbiamo completato il nostro percorso di studi, non ci rimane che entrare nel mondo del lavoro e possiamo dire con assoluta certezza che sia un lavoro molto ricercato. Il terzo, dopo il medico, è il project manager. Quindi possiamo assolutamente confermare che sia un lavoro con interessanti guadagni, nonché con la totale certezza di non restare a casa senza lavoro, o meglio, non per lunghi periodi, in quanto c'è molta richiesta di ingegneri. Parliamo un pochettino di money. In Italia lo stipendio medio di un ingegnere è di circa 38.000 euro lordi all'anno, che sono circa 1.950 euro netti al mese. La retribuzione può partire da un minimo di 17.000 euro lordi l'anno, mentre lo stipendio massimo a cui si può ambire è di circa 125.000 euro lordi l'anno. Entrando invece nel dettaglio della professione, cosa serve davvero per fare l'ingegnere petrolifero? Quindi parliamo delle hard skills. Sicuramente geologia, ingegneria dei giacimenti di idrocarburi, tecniche e procedure di perforazione e completamento dei pozzi petroliferi, tecniche e procedure di trasporto e trasformazione degli idrocarburi, la meccanica delle rocce, ovviamente chimica e geofisica, sostenibilità e impatto ambientale e chiaramente analisi del rischio. Tengo anche a sottolineare una cosa che, credimi, è molto importante. Ebbene, conoscere anche la lingua inglese, dato che l'ingegnere petrolifero si ritrova molto spesso a lavorare in ambienti internazionali e quindi conoscere la lingua più comune di questi ambienti è requisito d'obbligo. Poi ci sono ancora delle conoscenze a parte, come per esempio conoscere i CAD per poter fare la progettazione sia bidimensionale che tridimensionale, che fanno bene
essere apprese, in quanto c'è tanta progettazione in questo mestiere, quindi potrebbero rilevarsi utilissime. Poi c'è tutta la parte di soft skills, di cui nessuno mai parla, ma di cui io sono un grande fan. Per questo mestiere sottolineerei delle abilità analitiche, quindi se occorre raccogliere, registrare, interpretare grandi quantità di dati tecnici, e chiaramente questo serve appunto per la progettazione e la miglioria degli impianti. La capacità di problem solving, questa cosa stressante che si sente sempre ma che difficilmente si trova. Consideriamo che per affrontare degli imprevisti velocemente, per evitare magari in questo caso anche dei danni ambientali e sprechi enormi di risorse economiche, serve assolutamente saper agire velocemente e risolvere i problemi. Ricorda una cosa, questa è una cosa importante. Nel lavoro conta più chi sa risolvere problemi che conosce meglio le cose tecnicamente, quindi saper risolvere problemi per me oggi è la prima caratteristica. Chiaramente aggiungiamoci le sempre evergreen abilità comunicative, chiaramente lavorando a stretto contatto con appaltatori, clienti, altri ingegneri, hai bisogno di comunicare in maniera chiara ed efficiente, quindi allenati. Un modo per imparare a comunicare, per esempio, è fare video spiegando quello che è il tuo mestiere. Questa è una tecnica che consiglio a tutti i miei studenti proprio per imparare a comunicare. Basta farlo tante volte e si impara. Sicuramente la flessibilità. Questo è un mestiere dove si viaggia spesso perché i luoghi di estrazione sono molto sovente lontani da casa e si passa molto tempo fuori. Quindi è bene avere un atteggiamento flessibile. Non ti ritroverai mai in un albergo 5 stelle quando sei in mezzo al mare, quindi devi saper gestire chiaramente il vivere in comune e anche gestire lo stress, perché può non essere facile. Voglio ancora sottolinearti quelli che potrebbero essere gli ostacoli di questo mestiere. In primis, lo scoglio numero uno è la formazione, perché è necessario completare una formazione di alto livello, cioè ingegneria non è una passeggiata. Però chiaramente questo ti richiederà impegno e studio intensivo. La competizione nell'ingegneria petrolifera, troverai un ambiente altamente competitivo, quindi dovrai semplicemente dimostrare la tua eccellenza. Ma questo per te potrebbe essere un bene, perché gli ambienti competitivi creano sicuramente posti di lavoro molto pagati, quindi se sei tra le persone che eccellono e che emergono, sicuramente ti troverai a tuo agio e soprattutto sarai anche ben pagato. È un settore che soffre molto della ciclicità, quindi i prezzi, puoi immaginare, salgono e scendono e variano notevolmente, e ciò può influenzare le opportunità di lavoro e la sicurezza del lavoro nel settore. Chiaramente è semplicemente un lavoro fatto così, ma comunque molto richiesto. Le normative ambientali sono spesso un problema perché cambiano velocemente, diventano più rigorose, diventano stressanti da seguire e portano e comportano cambiamenti significativi nel lavoro. Bisogna metterlo in conto, è così questo mestiere. Aggiungiamoci anche l'impatto ambientale e la responsabilità sociale, in quanto l'estrazione di petrolio sappiamo benissimo che ha un impatto significativo sull'ambiente e solleva molto spesso, giustamente, questioni di responsabilità sociale. Questo per qualcuno potrebbe essere un ostacolo, un peso morale o addirittura etico, però tu lo sai che se vuoi affrontare questa vita e questo mestiere, ti dovrai scontrare anche con questo. Quindi, detto questo, è un bellissimo lavoro, molto richiesto, molto ben pagato e remunerato, quindi non ci resta che pensare bene, mi piace, voglio farlo, se la risposta è sì, sulle maniche, perché con l'impegno vedrai che passerà poco tempo e ti ritroverai anche tu a fare il lavoro dei tuoi sogni, in questo caso l'ingegnere petrolifero. Se questo video ti è piaciuto e se ti piacerebbe approfondire qualche altro mestiere, scrivimelo nei commenti, metti like e ci vediamo al prossimo video.